Facciamo adesso la conoscenza di Paola Barale, nato a Cuneo il 28 aprile del 1967 e fin da giovanissima comincia a lavorare in televisione. Scopriamo quindi come con la sua biografia personale. Chi è Paola Barale? Diciamo che il suo approdo al mondo della televisione è stato un puro caso. Infatti fin da piccolissima voleva diventare insegnante di educazione fisica. Per questo motivo ha studiato presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino. Subito notata per la sua somiglianza con Madonna, inizia quasi a lavorare quasi per caso come sosia della cantante nelle discoteche. La sua prima apparizione in televisione la sia nel 1986 con il programma di Mino D'Amato, che allora conduceva Domenica In, proprio nella veste di sosia della cantante Madonna. Nel 1988 è nella sigla del varietà alla TV delle ragazze di Serena Dandini. Da qui la sua carriera è tutta in ascesa. Infatti sempre nel 1986 è all'Ittorina per il programma su Canale 5 Audience, ideato da Antonino Ricci. Ma il salto di qualità lo si ha sicuramente nel 1989, quando è valletta di Mike Buongiorno per trasmissioni di grande successo come la Festival Italiano, Tutti per Uno e La Ruota della Fortuna, dove rimarrà per 6 anni. In questi anni sono veramente tanti i programmi che la vedono protagonista, non solo con Buongiorno, ma anche con Marco Predolin e Natalia Estrada. Nel 1995 per La Subretta arriva alla conduzione insieme a Gerry Scotti nello speciale di San Valentino dedicato ai 100 anni del cinema. Sempre con Gerry condurrà il programma Stelle a quattro zampe dedicato alla razza canina, con il quale condurrà anche La Sai l'Ultima. La ritroviamo quindi l'anno successivo con il programma di Luca Barbareschi Il Grande Bluff. Paola Barale e gli anni a Buona Domenica con Maurizio Costanzo. Arriva quindi il 1996, quando Maurizio Costanzo le chiede a lei e a Fiorello di affiancarlo nella conduzione del programma Buona Domenica. In questi anni conoscerà il ballerino Gianni Sperti, che successivamente diventerà suo marito. Il matrimonio avrà una durata limitata. Mentre nel 2003 è su Rai 2 per Un Disco per l'Estate con Max Pisu. Sempre nello stesso anno conoscerà Ras De Gan, che poi diventerà il suo compagno, nell'ambito di un docufilm su Italia 1. Ritorna in televisione quindi nel 2008 con La Talpa di condotta da Paola Perego su Italia 1, mentre nel 2010 la ritroviamo sempre in televisione con Enrico Papi nel programma La Pupa e Il Secchione. Nel 2012-2013 con Daniele Borsari e Nicole Pellizzari conduce invece Mistero sempre su Italia 1. Mentre nel 2015 in coppia con Luca Tomassini la ritroviamo nel reality Pechino Express. Meno nota ma ugualmente importante anche la sua attività come attrice, in particolare quella con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini in Casa Cascina Vianello. Inoltre nel 2008 è coprotagonista per la regia di Sergio Rubini di Colpo d'Occhio. Mentre nel 2009 è nel film drammatico Vorrei Vederti Ballare, nello stesso film ci sarà anche Giuliana De Sio. Inoltre dal 2019 Paola Barale ha iniziato a fare anche teatro. Da settembre 2023 Paola Barale è la nuova consigliera di Alfonso Signorini e ha preso il posto di Sonia Bruganelli, dove oltretutto ha partecipato Ivana Mrasova e Nicole Murcia, le due sono amiche. Vita privata. La sua prima relazione sentimentale conosciuta è quella con Marco Bellavia, che ha fatto il Grande Fratello VIP 7, dal 1992 al 1995. Nel programma La Sai l'Ultima, condotto da Gerry Scotti, ha conosciuto il ballerino Gianni Sperti. I due si sono sposati nel 1998, ma la loro storia è durata poco. Successivamente si è fidanzata con Ras De Gan. La loro storia d'amore è andata avanti a fasi alterne fino al 2008, quando i due si lasciarono, ma poi ritornarono insieme. La rottura definitiva fra di loro viene fatta risalire al 2015. Scheda biografica. Paola Barale. Nata a Fossano. Nata il 28 aprile 1967. Residente a Milano. Età 56 anni nel momento in cui vi stiamo scrivendo. Altezza 1,68 m. Peso 52 kg circa. Capelli biondo scuro. Occhi celesti segno zodiacale Toro. Tatuaggi diversi tribali su bracci e avambracci. Hobbies: le piace viaggiare per località di mare. Professione subret, presentatrice, attrice.